come si può intuire dal titolo, oggi vedremo quale connessione c'è tra la radioattività e i popcorn. Due cose che sembrano completamente diverse e senza avere nulla in comune. In realtà qualcosa in comune ce l'hanno, scopriamolo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo di radioattività e di popcorn. Prima di passare alla parte in cui ci trasferiamo in cucina e parliamo di radioattività e popcorn, cerchiamo di capire prima come funziona la radioattività, che cos'è e perché esiste. Ma prima di farlo dobbiamo fare un altro passo indietro e cercare di capire il mondo che ci circonda da che cosa è costituito. Il mondo che ci circonda è costituito da atomi. Negli atomi ci sono tre particelle: protoni, elettroni e neutroni. Protoni e neutroni si trovano nel nucleo. I protoni sono positivi e i neutroni sono neutri. Poi intorno al nucleo orbitano gli elettroni, che sono negativi. La carica totale di protoni ed elettroni si compensa in modo tale che l'atomo sia neutro. Ovviamente può capitare che qualche elettrone vada via o che qualche elettrone venga acquisito dall'atomo, e così si creano gli ioni. Ma per la radioattività di queste cose non ci interessa, per cui dimentichiamo che esistono gli elettroni e concentriamoci solo sul nucleo. Abbiamo capito che protoni e elettroni in qualche modo si compensano a causa delle loro cariche. Ma i neutroni a che cosa servono se sono neutri? Tra i protoni c'è una forte repulsione a causa della loro carica. Per cui, se nel nucleo ci fossero solo protoni, i nuclei non esisterebbero perché esploderebbero dopo poco a causa della forza repulsiva tra i protoni. Allora, perché non esplodono? I neutroni sono neutri. Perché dovrebbero attrarre i protoni? Attraggono i protoni per un'altra forza che non coinvolge le cariche in questione. Questa forza si chiama forza nucleare forte ed è una forza attrattiva molto forte a corto raggio. Questa forza si genera non tanto tra il protone e il neutrone, ma tra i quark che compongono neutroni e protoni. Questa forza agisce a corto raggio, per cui solo quando le due particelle sono molto molto vicine. Ecco, la forza nucleare forte attrae protoni e neutroni e impedisce al nucleo di esplodere. Quanti protoni ci sono in un nucleo? Ogni elemento si contraddistingue per il numero di protoni, che è chiamato numero atomico. L'elio ne ha 2, l'idrogeno ne ha 1 e così via. Noi sappiamo che per compensare la carica ci saranno tanti elettroni quanti protoni. E per compensare invece la forza di repulsione, quanti neutroni ci devono essere? Dipende. Per ogni elemento esistono anche diversi numeri di neutroni. Mi spiego meglio. Immaginiamo l'idrogeno. L'idrogeno ha diverse combinazioni. Esiste l'idrogeno con un protone e un neutrone, ma esiste anche l'idrogeno con un protone e 2 neutroni. Questi sono chiamati isotopi, cioè lo stesso elemento ma con un numero di neutroni diverso. I primi elementi della tavola periodica, quindi quelli più leggeri, hanno circa lo stesso numero di neutroni e di protoni, un po' come l'idrogeno che ne ha 1, 2, sono circa uguali. Man mano che gli elementi diventano più pesanti, la forza di repulsione aumenta tra i protoni e quindi c'è bisogno di più neutroni per compensare questa forza. Quindi arriveremo ad elementi più pesanti in cui il numero di neutroni è molto più grande del numero di protoni. Da qui nasce la radioattività. Possiamo già intuire a che cosa è dovuta. È dovuta al fatto che forza di repulsione e forza di attrazione non si equilibrano e i nuclei esplodono. In realtà non è che esplodono e fanno le esplosioni, esplodono decadendo in nuclei diversi, in cui la repulsione e l'attrazione si compensano, per cui sono nuclei più stabili. Quindi i nuclei stabili sono quelli in cui la forza di attrazione e la forza di repulsione si equilibrano, mentre i nuclei instabili sono quelli in cui la forza di repulsione vince e quindi sono nuclei che tendono a decadere in altri atomi più stabili. Un esempio è l'uranio, che sappiamo essere radioattivo, proprio perché è instabile e decade in atomi più stabili. Il processo può essere diretto o indiretto. Diretto significa che si passa da un nucleo instabile a un nucleo stabile. Indiretto invece è quando si passa da un nucleo instabile a un altro nucleo instabile a un altro nucleo instabile e poi alla fine di questa lunga catena di decadimenti si passa ad un nucleo stabile. E un esempio è proprio l'uranio, che
parte da uranio, passa per diversi passaggi per poi arrivare per esempio al piombo. Questo è uno dei decadimenti tipici dell'uranio. Esistono diversi tipi di decadimento. Il primo decadimento di cui parleremo oggi è il decadimento alfa, in cui si passa ad avere un nucleo che ha Z protoni ed N neutroni a un nucleo che ha Z-2 protoni ed N-2 neutroni. Ma questi due neutroni e questi due protoni che sono stati espulsi in qualche modo dall'atomo, che fine fanno? Vengono espulsi sotto forma di particella alfa, cioè insieme al nucleo stabile viene espulsa questa particella alfa che è composta da due neutroni e due protoni. Due neutroni e due protoni, sarà mai un nucleo di elio? Sì, esatto, poiché ha due protoni è il nucleo di elio. La particella alfa è anche nota come il nucleo di elio. Un altro decadimento un po' più complesso è il decadimento beta. Nel decadimento beta il numero totale di neutroni e di protoni non cambia, quello che cambia è proprio l'elemento in sé, ma adesso ci arriviamo. Esistono due tipi di decadimento beta, beta più e beta meno. Vediamo prima il decadimento beta meno. Nel decadimento beta meno si passa da un nucleo che ha Z protoni ed N neutroni ad uno che ha Z più 1 protoni, N meno 1 neutroni. Noi questo decadimento lo possiamo vedere dal punto di vista particellare, come se un neutrone fosse diventato un protone. Ma c'è qualcosa che non quadra. Un neutrone, protone, c'è qualcosa che non si conserva, la carica. Perché noi partiamo da neutro ed arriviamo a qualcosa col più. Quindi nei prodotti finali ci deve essere qualcosa che compensa la carica del protone ed è proprio l'elettrone. Esatto. Nel decadimento beta, meno, tra i prodotti oltre al nucleo c'è l'elettrone. Ma l'elettrone va sempre a braccetto con il neutrino, e in questo caso avremo l'antineutrino elettronico. Sul perché vada a braccetto con questa particella, magari ne parleremo in un altro video. Concentriamoci adesso sul beta più. Il beta più è il contrario del beta meno, cioè si parte da un atomo che ha Z protoni ed N neutroni e si arriva ad un nucleo che ha Z-1 protoni ed N più 1 neutroni, quindi un protone è diventato un neutrone. Anche qui non c'è la conservazione della carica, quindi che cosa si ha tra i prodotti? Un positrone, cioè l'antiparticella dell'elettrone, che infatti è positiva, per cui abbiamo una carica positiva, un neutrone più una carica, un'altra carica positiva e ci troviamo di nuovo la conservazione della carica. Ovviamente anche in questo caso avremo un neutrino e in questo caso sarà proprio un neutrino elettronico, non antineutrino. Esiste anche un altro tipo di decadimento beta che è un po' più particolare. Un nucleo che vuole perdere un protone ed avere un neutrone può catturare un elettrone che si trova nell'aria e fare il decadimento. In questo caso si chiama proprio cattura elettronica perché si passa da avere un protone più un elettrone che è stato catturato ad avere un neutrone più un neutrino. L'ultimo decadimento di cui parleremo oggi è il decadimento gamma. Il decadimento gamma si differenzia tra gli altri due perché in questo caso non si passa ad avere un cambiamento di numero di protoni, numero di neutroni, semplicemente è il passaggio da uno stato eccitato ad uno stato fondamentale di un protone o di un neutrone. Nel decadimento gamma il neutrone o il protone passa da uno stato eccitato ad uno stato fondamentale. Poiché lo stato eccitato è caratterizzato da un'energia maggiore dello stato fondamentale, questa energia in eccesso deve essere espulsa in qualche modo. Quindi quando il neutrone o il protone passa da stato eccitato a stato fondamentale, emette la differenza di energia sotto forma di raggio gamma. Abbiamo parlato di decadimento beta, di decadimento alfa, bla bla bla. Ma quando è che si cucina? Quindi adesso trasferiamoci in cucina. Eccoci che ci siamo trasferiti in cucina. Adesso potremo cucinare finalmente i nostri popcorn e capire che cos'è il tempo di dimezzamento dei decadimenti. Noi abbiamo detto che un nucleo instabile decade in un nucleo stabile, però questo non è un processo istantaneo. Immaginiamo di avere una decina di atomi. Il tempo di dimezzamento è il tempo che intercorre tra quando abbiamo 10 nuclei instabili e quando poi decadono in 5 nuclei stabili. Quindi il tempo di dimezzamento è quanto tempo un atomo impiega affinché ci siano la metà degli atomi instabili che avevamo all'inizio. Quindi adesso immaginiamo lo stesso processo con i popcorn. Ovviamente per cucinare mi serviranno una pentola e dei popcorn. Cuciniamo! Abbiamo messo 10 popcorn. Il nostro tempo di dimezzamento sarà
quando avremo fatto 5 popcorn. Nel frattempo si cuociono. Qual è la differenza? Sia questo che il processo. Quello che abbiamo fatto è stato misurare il tempo di dimezzamento dei popcorn. Quindi quando avevamo 5 chicchetti di mais e 5 popcorn. In questo sono molto simili agli elementi che decadono. Perché? Perché sia questo che la radioattività sono dei processi stocastici, cioè causali. Perché è un processo stocastico se io so quanto tempo ci mette a dimezzarsi? Nessuno di noi, guardando i popcorn o i processi radioattivi, può determinare quale atomo o quando le popcorn decadrà. In questo è un processo stocastico. Quello che però è invece fisso e che noi sappiamo essere sempre così è il tempo di dimezzamento. Noi non sappiamo mai quale sarà il prossimo a decadere, ma sapremo sempre che dopo un tot di tempo troveremo gli atomi dimezzati. Un po' come i popcorn. La differenza tra i popcorn e la radioattività è che i popcorn sono alimentati dal fuoco e che quindi è un processo non naturale. Io posso lasciare i chicchetti di mais per anni, per decenni, per millenni qua dentro e non diventeranno mai popcorn. Invece gli atomi che decadono naturalmente. La radioattività è naturale, a differenza di questo che è un processo che richiede un'energia esterna. Però dal punto di vista della casualità sono due processi molto simili. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.